Maior, luogo di partenza di oggi. La si vede la Sassiera del Rutor, l'Alpavion, stazione di arrivo prima intermedia della Skyway, e qua siamo sotto Punta Jetula e il Dente del Gigante. Si risale, si punta come primo step il Pavion e là c'è Punta il Bronner. Siamo al tipico giro di boa su questa morena, abbandoniamo le aree del Pavion che è là, tutta la lunga salita fatta, la Cour Maior ancora in ombra, qualcuno ancora dorme, ma noi siamo qui. Area di ski di Cour Maior, a Gil Noir, a Gil d'Entreve, qua ci inoltriamo nell'altro lato, nell'area del ghiacciaio del Tula, e là c'è l'arrivo della Skyway Punta il Bronner. Linea del ghiacciaio del Tula, ora qua c'è da fare una scelta: o fare il più semplice lungo canale, quello lì che porta al col credo della Tour Ronde, ovviamente eviterei la scala del Tula già fatta ma a zero, o il più diretto ma più ripido e impegnativo canale dei tedeschi, già percorso più volte, più diretto ma è decisamente più esposto, poi costa neve ghiacciata, ma quasi quasi mi faccio la novità, quel canale meno ripido, più lungo e più tranquillo. Boh, adesso ci penso un attimo. Allora provo a fare il secondo pendio di qua, che non ho mai salito. Un'onda pazzesca, il ghiacciaio. Mamma mia, sembra proprio un'onda congelata. Di fatto lo è. Il canale è un po' più semplice del canale dei tedeschi, che è là. Ma è faticoso e più lungo. La spunta al Dente del Gigante. Qua siamo al terzo Punta il Bronner, con lì è il colle. Di qua si scolletta in Francia e si valica. Questo è un po' più lungo, devo ancora fare un ultimo sforzo. Questo strappo micidiale. E poi siamo in Francia, Quasi. Sto scollettando. Là c'è Punta il Bronner. Grand Flambeau, quasi siamo in vetta, quasi alla Gil de Tula. Quanto possa soffrire un essere umano, essere determinato. Lo si scopre solo nell'alpinismo, ragazzi. Fra sta roba qua è stata una roba impressionante. Con gli sci a spalla. Una fatica immane. Con la neve sfondosa a marcia. Sono partito da là, da Cour Maior paese. È stupenda la giornata oggi, ma caldo, fa caldo, caldo, caldo. Sembra di essere a maggio. Wow, scollettation. Il dentino. Qua tutta la salita fatta, tremenda. Tutti i ghiacciai di percorrenza. E tutta la via di salita dal paese là. Qua siamo a un tiro di scopo dalla Tour Ronde. Là c'è il Monte Bianco. Là il Mont Maudit, questo è Mont Lantacul. La Gil du Midi là in fondo. E questa è la Gil de Tula, siamo proprio sotto. Ragazzi, che ambienti. Mamma mia, io arrivo da quel colle là. Là c'è il Dentino. Qua è la Valle Blanche. Lassù c'è la Gil du Midi. Mont Lantacul e il Monte Bianco dietro. Stupendo. Mamma mia, che ambienti, ragazzi. Che ambienti. Vediamo di qua cosa c'è. Wow, Valle Blanche, là le funivie sospese nel vuoto. Qualcuno che se la passeggia, anche lui. Il Dente del Gigante lì. Questa visuale sul Monte Bianco e sul Gran Capucin. E qua su tutte le immense distese di ghiaccio del Bianco. Siamo proprio nel bel mezzo. Roba incredibile. E dietro mega seracconi che scendono, ci sono passato un po' in mezzo. E lassù c'è appunto il Bronner. E dietro il Dente del Gigante, così. Qua spunto io. Demolente, ragazzi, demolente. Sono sceso da là in alto, quindi oltre al dislivello che ho fatto, poi devo riprenderlo. Dislivelli infiniti. Qua saremo sui 3000 totali positivi. Guardate che roba, guardate che roba. Pazza eterna. Là c'è un rifugio, non so qual è, non mi viene in mente. Non... Boh, sto andando in pappa, Demolente, ragazzi, demolente. Esausto, sfinito, basta. Wow, là sotto c'è Chamonix. Che roba. Qua è una latrina, è tutto giallo. E anche il Dundee lì, si può sentire là. È anche un po' attrezzato e poi si assume. Mamma mia, che roba. Che bello però qua, Che tiraculata, cosa ho fatto? Mamma mia. Trincee totali. Sì, va su così.
Guardatemi qua. Ma che roba! Porca Eva! Ragazzi! Io arrivo da là e poi giù fino a qua, io cosa non ho combinato? Che modernità! No! Pazzesco, siamo in cima, c'è un ascensore che praticamente scavato nella roccia e ti porta su fino in cima. Robe pazzesche che hanno costruito qua. Questa è la cima totale, che si vede bene anche dall'Italia con il caratteristico, cos'è, un acquedotto, non so, un puntone così. Favoloso, pronti, ci siamo, ora devo scendere tutto con gli sci fino a sotto quei serracchi là e poi devo ripellare e salire tutto fino in alto, fino al colli là, e poi da lì è tutto sci fino a Courmayeur, quindi se sono veloce ce la posso fare. Visto, io sto scendendo un botto di alpinisti e qua salutiamo la Guilde Midi. Wow, si sci in questo ambience, ragazzi, in ampi è pazzesco. Oh. Wow. Wow. Ora eravamo là. Bisogna stare attenti a orientarsi qua, è pieno di crepacce là in mezzo, devo portarmi più di qua. Adesso si intravede qualche traccia, poi devo risalire fino in alto. Una roba infinita. E poi devo scendere fin giù. Oh. Bellato. Ora mi aspetta tutta la risalitona fino alla Guilde Tula e poi si scende giù dall'altro versante italiano. Poi devo battermene al volo. E ora dai, manca un ultimo strappo faticosissimo e poi là dietro c'è il colle e poi giù nell'Italian side. Mamma mia, bello da qua il Gran Capusen, bello rossiccio. Eccolo là il colle, anche se non mi sembrava proprio così, ma vabbè, provo ad avvicinarmi, vediamo se ci ho preso. Adesso è quello del colle, sono un po' le cozze, sono un po' le cozze. Dai che il lume di là, dai che tra poco di là dietro si parla italiano, eh. La picca, perché qua è veramente un casino. La cuspide là, che era il colletto, tutto dritto con gli sci, con la picca in mano, a spigolare, ghiacciatissimo, un incubo. Ma è più una roba del genere, mamma mia, ci ho messo una vita, adesso qua cala la sera. Però dovrei farcela, eh. No, non mi sembra vero. Mi lascio dietro sto incubo, mamma mia. Bello, però basta. Adesso giù di qua, in un'ora dovrei essere giù. Poi sono quasi arrivato, me la faccio sci a spalla, ormai... Sono arrivato dietro al bosco così. È stata una roba pazzesca, ma se non altro per la neve schifosa. Schifosa e crostosa da Punta Elbrunner fino a qua. Uno schifo, io non ho mai trovato una neve così schifosa. Una sciata schifosissima. Tutta crostare a spigolare, vabbè. Come se non bastasse, già mi sono fatto un mazzo così in più. Ah, vabbè, basta, anche questa è andata. Ciao.